Oggi ti mostro come riesco a fare yoga sul mio tappetino che è già pronto, tra una pentola sui fornelli. Oggi abbiamo la zizzania, che è un cereale fantastico che poi ti racconterò, e cesto di biancheria appena raccolta. Lavorando nelle scuole, ho notato come i bambini amano imparare attraverso le loro attività preferite. In questo video ti mostro come l'inglese può essere inserito in ogni tua attività. Imparare in questo modo ti renderà possibile ricordare a lungo termine l'inglese che studi. Oggi ti mostrerò una sequenza molto semplice, ma veramente efficace, di soli 10 minuti che puoi fare in qualsiasi momento della giornata e, come abbiamo visto con Francesca, tra una cucina ed una lavatrice da stendere. Ok, ci mettiamo sulla punta del tappetino. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Prendo la mano destra e breathe in. Breathe out. Spingo verso l'alto, non verso sinistra, verso l'alto sinistra. Breathe in. Breathe out. Alla prossima ispirazione torno al centro. Breathe in. E breathe out. Le spalle sempre morbide in basso. E facciamo dall'altra parte. Prendo la mano sinistra, left hand, breathe in, breathe out, e spingo, spingo, sollevo le braccia verso l'alto, breathe in, breathe out, and breathe in, and breathe out, torno al centro, spalle basse, mi allungo adesso all'ispirazione verso l'alto, breathe in, e breathe out, prayer pose. La posizione, la preghiera, spalle basse e chiudo un po' gli occhi un attimo. Cerco di sentire il mio corpo, feel my body, e respiro naturalmente. Adesso inspiriamo e facciamo il saluto al sole, sun salutation. Open your eyes, breathe in, breathe out, breathe in. Alzo le mani al cielo leggermente indietro e breathe out, vado giù piano piano con le ginocchia piegate, mi raccomando le ginocchia piegate, a toccare i piedi. Tenendo quindi le mani al terreno, cerchiamo di allungare il più possibile le gambe senza sollevare le mani. Breathe in, breathe out, respiro, inspiro ed espiro. Mantenendo le mani a terra. Prova ad allungare le gambe senza staccare le mani dal pavimento. Breathe in, breathe out. Porto adesso la gamba destra dietro, ricordandomi che questa parte deve essere perpendicolare al terreno, né troppo avanti né troppo dietro, e quindi aggiusto anche la gamba dietro. Le mani appoggiate a terra, o se non ce la faccio posso usare un libro, e carico sia bene la parte dietro che la parte avanti. Tutte e due le gambe spingono bene a terra mentre inspiro ed espiro usando il bacino. Inspiro, breathe in, espiro, breathe out. E sento proprio una distensione del bacino, delle cosce, dell'interno cosce. Sto fino a che posso. Se non riesco, appoggio un attimo ginocchio e poi lo ritiro su a seconda delle mie possibilità. Ritorno su il ginocchio. E adesso inspirando porto anche la gamba sinistra dietro, the left leg, e vado a downward facing dog. Downward facing dog è il cane che guarda verso il basso. Inizio con le gambe piegate, se riesco le allungo. L'importante è la schiena che sia bella, dritta e allungata. Allungo la parte della schiena, le mani ben appoggiate al mat, al tappeto, mat, e lo sguardo che guarda l'ombelico. Inspiro, breathe in, espiro, breathe out. Porto le ginocchia a terra, tutto molto lentamente. E piano piano, tutto a terra. Chaturanga. Mani di fianco alle spalle.
sto un po' qui, mi godo anche la posizione con la fronte a terra, allungo le gambe, allargo un po' le gambe, allungo i piedi e spingo con le mani leggermente per un piccolo cobra, little cobra. Inspiro e apro il petto, le spalle indietro e semplicemente apro il petto come se lo volessi proprio spalancare e continuo a respirare. Uso i muscoli dorsali, non schiaccio la schiena dietro, le gambe ben attive e inspirando ritorno giù. Questa è la sequenza del saluto al sole, rallentata e fatta apposta per tutti. Adesso spingo con le mani sulle ginocchia, punto i piedi e mi spingo su il downward facing dog. Anche qui, come prima, e inspirando, quando sono pronto, posso andare avanti con la gamba destra. Ancora una volta qui mi aggiusto, porto avanti la gamba se c'è bisogno. E tutte e due le gambe attive, le mani appoggiate bene a terra o con un libro o con un supporto. Breathe in, breathe out. E il petto molto aperto, le spalle basse. E cerco di attivare bene tutte e due le gambe. Se non ce la faccio, appoggio il ginocchio, mi riposo e poi ritorno su. Attenzione al ginocchio che sta avanti, quindi guardiamo bene, magari con la, ecco qua. Quando sentiamo che ci siamo, abbiamo fatto una bella distensione, piano piano porto la gamba sinistra del left leg avanti. E ritorno nella posizione di prima e piano piano mi appoggio con le mani nelle ginocchia, allungo un po' la schiena in avanti, inspirando, espirando, sempre con gli addominali contratti. E piano piano ripiego le gambe e mi porto su, sempre appoggiandomi con le mani sulle ginocchia, vado su, tu, e via. Inspiro, allargo. Espiro, rilasso le spalle. Inspiro, allungo le mani in alto, aprendo il petto in avanti. Espiro, prayer pose, la posizione della preghiera. Chiudo gli occhi, ascolto il corpo. Se voglio posso ripetere la sequenza due o tre volte a piacere, se ho più tempo, altrimenti possiamo già metterci seduti per completare la mini sequenza. Seduto, faccio quello che ho fatto prima in piedi, allungo le braccia su, stendo bene bene in alto, e inspirando faccio un twist a sinistra, left twist, e provo ad allungare un po' la schiena, a fare un po' di stretching per la schiena, sempre pensando al respiro. Inspiro, torno al centro, breathe in e breathe out on the right, la destra. Cerchiamo di fare l'esercizio in modo molto dolce, piano piano, progressivamente posso aumentare l'intensità. Breathe in, torno al centro. E breathe out, allungo le mani in avanti, fino a dove arrivo per terra. Fino a dove arrivo. Senza forzare, se fanno male le ginocchia vado un po' indietro. Se invece non sento che l'allungamento, allungo le mani più avanti. Questa posizione molto rilassante io la faccio sempre prima di andare a dormire sul letto. Due o tre minuti di questa posizione mi fa dormire decisamente meglio. For a good night's sleep. Piano piano ritorno su. Allungo le gambe in avanti e piano piano mi preparo per la posizione finale di rilassamento Shavasana. Viene chiamata rilassamento, ma vado giù piano piano appoggiandomi anche con le mani, non sforzando la schiena. Viene chiamata the corpse pose,
o The Dead Man Pose, la posizione del cadavere. È un po' macabra, ma rende l'idea. I palmi delle mani verso l'alto, i piedi, le punte dei piedi rilasciate, quindi vanno ad aprirsi spontaneamente, tutto molto rilassato. In questi ultimi due minuti il corpo riesce ad assorbire i benefici di questa brevissima sequenza. Ascolto il corpo, mi rilasso. Piano piano allungo le braccia dietro la testa, in modo da allungarmi, come se qualcuno mi tirasse. Un po' di più per stare un po' di rilassamento, o possiamo tornare ai fornelli e alle faccende domestiche quotidiane. Per alzarci ci giriamo sempre da un lato e ci spingiamo con le mani per non farci male alla schiena. Pochi minuti mi sono bastati per fermare la mente, staccare la spina e adesso posso riprendere con più leggerezza tutti i miei compiti, tutto il mio lavoro e godermi del resto della giornata. Eccoci, siamo pronti, abbiamo ripassato la tisana in padella con un pochino di olio crudo e del pepe rosa e poi la serviamo con questa vellutata di zucca frullata con del lievito alimentare, dell'olio extravergine di oliva, anche qua del pepe rosa, un pochino di rosmarino. E in ultimo dei funghi tagliati, semplicemente lasciati a crudo con dell'olio, del sale e del pepe. Buon appetito! Appetito! Buon appetito! Buon appetito! Sa com'è? Buono? Buona zizzania! Ok. Thank you. No, non puoi stare lì. Allora facciamo che me tolgo.